Tosi, Emanuele. Sì. Anche noi siamo convinti che il reato di clandestinità non vada assolutamente abolito, ma va ridisegnato, perché così com'è non è nemmeno un deterrente. I clandestini se ne fregano altamente di pagare dai 5 ai 10 mila euro di ammenda. Anzi, non le pagano, pagano nulla. C'è bisogno di un provvedimento che renda veramente effettivi i respingimenti e le espulsioni, magari in un contesto europeo, per non trovare un magistrato buonista come è successo con la Bossi-Fini che lo smantelli, perché la differenza tra la nostra posizione, che è molto ferma, e la posizione della collega, che è altrettanto molto ferma, è che noi guardiamo all'Europa in questo caso, guardiamo, perché se non è un problema che lo risolve l'Europa, l'Italia da sola non riesce a risolverlo. Guardiamo l'Europa, che noi pensiamo che sia fondamentale avere anche un fondo europeo per i respingimenti, per le espulsioni, perché l'Italia, la Grecia da soli non ce la fanno, come non ce la faranno mai ad andare, e hai perfettamente ragione, ad andare a fermare il terrorismo a casa loro. Bisogna farlo con l'Europa, perché l'Europa in Libia, tra l'altro, in Libia l'ha creato il problema, adesso è l'Europa che in Libia deve andare a risolverlo. E noi dobbiamo prendere, con la forza militare europea, andare in Libia, stabilizzare il paese che, piaccia o non piaccia, Gheddafi lo stabilizzava, era un dittatore, una figura discussa e discutibile. Però quelle terre, il Maghreb in generale, ma la Libia in particolare, sono terre tribali. E ci sono lotte tribali tra tribù millenarie che solo una dittatura vergognosa, come era quella di Gheddafi, lo poteva stabilizzare. Noi Sarkozy in primis, e noi poi l'abbiamo seguito, siamo andati a destabilizzare il paese senza pensare al futuro. E il futuro cosa sono stati? I flussi migratori. E l'ISIS, che in un paese in conflitto si insedia molto molto facilmente. Questo a livello internazionale, mentre a livello dove può operare l'Italia, a livello interno, sempre in merito al terrorismo, in base ai controlli strettissimi sul territorio. Ci vogliono controlli stretti sul territorio, dai mezzi pubblici agli aeroporti, alle stazioni. Ci vogliono i controlli telematici, chiudere immediatamente chi fa proselitismo via web, chi fa proselitismo anche, non permettere a nessuno di fare proselitismo oltre che nelle moschee, anche nei numerosi incontri che le associazioni musulmane stanno organizzando. Ma la cosa... In Gran Guardia, Flavio Tosi, un mese fa, aveva autorizzato una riunione di un'associazione musulmana, quando ha saputo che è stato invitato un imam, il quale aveva testualmente detto che gli attentati di Parigi erano la seconda puntata del film comico dell'11 settembre, ha immediatamente revocato l'autorizzazione della Gran Guardia, che è il palazzo vicino al Palazzo Barbieri. Bisogna agire così, pugno fermo. Certo. Prego. No, un elemento che mi viene da sottolineare sul reato di immigrazione clandestina è questo. Condivido che è una scelta squisitamente politica, perché dal punto di vista tecnico è un non reato, in quanto non è sanabile il fatto della clandestinità, e veniva anche prima descritto perché ad oggi comunque il sanare la propria condizione di clandestinità non è possibile. La scelta politica è una scelta perché il tema è un tema caldo, veniva prima descritto, quindi io credo che un tema importante come quello dell'immigrazione o viene affrontato dalle forze politiche con chiarezza, la ragionevolezza e l'oggettività di questo elemento, e anche distinguendo in modo molto chiaro cosa intendiamo per perseguire coloro che hanno commesso dei reati di una certa natura, e quello che è l'elemento della clandestinità. Io faccio un esempio: noi abbiamo lavoratrici e lavoratori migranti che non hanno mai commesso nessun tipo di reato perseguibile per legge, che ha le conseguenze che prima venivano dette, ma che, perdendo il posto di lavoro, rischiano il permesso di soggiorno e di incorrere nel reato di immigrazione clandestina. Allora, queste persone che sono state fatte entrare tramite decreti flussi e tramite azioni orientate da governi di vari colori, soprattutto, si trovano in un limbo di questa natura, io chiedo, queste persone qui vengono considerate dei criminali perché non hanno più un titolo di soggiorno, perché una crisi economica globale
cade addosso a persone, lavoratrici, lavoratori, persone che hanno sempre pagato le loro tasse in questo paese. Ma non ci sono gli ammortizzatori sociali in questo paese? Cioè, ahimè, gli ammortizzatori sociali durano, e il permesso di soggiorno dura per tutto il periodo dell'ammortizzatore sociale, quando la persona cade in mobilità, non ha più il posto di lavoro. Cadendo in mobilità ha un permesso di soggiorno che dura per il periodo che si chiama per attesa occupazione di un anno, rinnovabile, e poi successivamente la persona, per quella che è ad oggi la situazione normativa, cade nel limbo. Allora io penso che uno Stato, che si chiama Stato e che pensa alle proprie cittadine e cittadini non per il colore della pelle, non per la propria cittadinanza di provenienza, ma perché soggetti che contribuiscono a questo Stato, debba comunque regolamentare quella che è la situazione e pensare a queste persone. Perché se il reato di immigrazione clandestina vuol dire essere criminali, a mio avviso è un'equazione totalmente sbagliata. Questo dice l'Europa, tra l'altro, in modo molto chiaro. Ma se l'elemento immigrazione è un elemento per stare in campagna elettorale, questa è la mia percezione, continua di stare in campagna elettorale con questo tema, anche facendo un po' di confusione tra quello che è richiedenti asilo, tra quello che è invece soggetto entrato per motivi di carattere economico, quindi fare con una decreti flussi, necessaria. Coloro che entrano con ricongiungimento familiare, abbiamo anche minori. Attenzione, cioè dobbiamo cercare di fare un pochino di chiarezza. Guardi, io non faccio opposizione, io sono un'organizzazione sindacale che dialoga con la sua. No, ma i minori non c'entrano niente, non sono neanche mai stati nominati, anche perché forse non lo sai, ma i minori hanno il diritto a una protezione umanitaria a prescindere, che da due anni di permesso di soggiorno rinnovabile, quindi almeno fino alla maggiore età. Presidente, io le chiedo questo. No, guardi, invece mi scusi, si sbaglia. Stiamo facendo un discorso completamente diverso. Mi scusi, si sbaglia, perché nel momento in cui due genitori, questo succede, e casi purtroppo se ne sono determinati, che perdono il permesso di soggiorno e andiamo a distruggere le famiglie, perché sì, è vero che c'è la protezione per i minori, ma i propri genitori, attenzione, allora io penso che comunque ci sia. No, guardi, che guardi, facendo molta confusione. Io credo che il tema del reato di clandestinità non deve essere il binomio sulla criminalità. Mi scusi, questa è una posizione. Sono due punti di vista diversi. Sì, va ma bene. Sono proprio due. Sono antipodi. Al di là della diciamo diversità di vedute, sono stati confusi dei piani che non c'entrano niente. Comunque, questa è la mia opinione ed è chiarissima, insomma, lo vedete, ripeto, i minori non hanno nessuna attinenza con con il reato di clandestinità, primo. Secondo, in ogni caso, se mi posso permettere, gli ammortizzatori sociali esistono e durano molto e sono più che sufficienti anche per gli immigrati che sono entrati, hanno avuto il permesso di soggiorno, eccetera, però molto spesso non funzionano per i nostri cittadini. Su questo vogliamo interrogarci? Certo, no, ma non apriremo questo, parleremo questa parentesi, ma adesso siamo in chiusura. Serafino Pitingaro, proprio in conclusione, una battuta su quella che è stata la discussione odierna. No, la discussione secondo me ha fatto emergere che, diciamo, in questo momento di fragilità dell'Europa bisogna lavorare molto e darsi da fare e avere anche la pazienza di trovare i giusti compromessi per poter trovare delle soluzioni condivise, altrimenti il percorso, diciamo, dell'Europa sarà ancora molto molto lungo. Monica Tramontano. Io vivo all'estero da molti anni, quindi ascoltavo anche con molto interesse queste discussioni. Cioè, quando torno vedo delle situazioni degenerate di volta in volta, da circa 7 anni vedo che c'è una progressiva degenerazione e non ero a conoscenza di questo fattore della legge di clandestinità, non clandestinità, eccetera, eccetera. Però posso dire, per esempio, in Oman non c'è il reato di immigrazione clandestina, è un reato amministrativo, però comporta l'espulsione immediata. Praticamente esiste, ci sono 3 milioni di abitanti, 1,5 milioni di lavoratori stranieri che arrivano regolarmente con il visto, non entrano se non hanno il visto. E una cosa fondamentale che chiedo ai politici è, per esempio, ci sono dei test medici molto accurati prima di avere i visti, se vengono fatti a queste persone, perché per esempio a me è successo, essendo pure imprenditrice, quindi ho il diritto alla residenza,
mi è stato trovato durante una radiografia una macchia sul polmone, non mi hanno dato la residenza, in attesa che venisse chiarita che era una cicatrice sul polmone, non era tubercolosi. Le espulsioni vengono rispettate? Assolutamente, vengono accompagnati all'aeroporto e vengono messi sull'aereo, mandati nel loro paese. Quindi voglio dire, ci si potrebbe chiedere anche a livello medico, perché in Oman sanitario. Ci sono indiani, Bangladesh, di tutte le nazionalità europei, però anche per me, che sono europea, sono italiana, non vengo da paesi sottosviluppati, però i test medici sono molto molto severi e per avere la residenza. E la relazione tra il tipo di entrata? Se, scusa? Come veniva detto prima dalla Presidente, se sono richiedenti asilo, veniva fatto l'esempio, la persona scende a Lampedusa, eccetera, viene sottoposto a tutti i controlli medici e anche per tutto il periodo in cui viene accolto. Se invece sono entrati con il decreto flussi, di cui vi dicevo che non c'è più traccia da ormai 4 anni quasi, e non ci sono test medici sulla persona che entra. Abbiamo tante leggi sempre un po' vaghe. Sono diversi. Sono diverse di tante leggi. In chiusura. Sì, no, io, se mi permetti, è il mio pensiero in questo momento che noi stiamo parlando dell'Europa e insomma dei reati di clandestinità. Sono i miei fratelli, è il mio popolo che sta combattendo sul terreno l'organizzazione più violenta al mondo e che è una minaccia per l'intera umanità, che è l'ISIS. E che il mio popolo ormai da più di un anno e mezzo che combatte da solo. In questi ultimi tempi, per fortuna, per esempio, sono arrivati 200 carabinieri italiani che proprio oggi con l'ambasciatore italiano a Baghdad e il console ad Erbil, nel Kurdistan, nella regione del Kurdistan dall'Iraq, sono arrivati proprio, stanno addestrando i peshmerga curdi, perché molti loro sono dei volontari, sono dei studenti, ma si sono proprio buttati nel campo per combattere questi che veramente non hanno rispetto per nessuno. Perciò non dimentichiamo questo aspetto che è molto importante. Assolutamente. Siamo in chiusura. Luigi, che cosa, sì, che cosa ne hai deduto? No, quello che, allora, che, Europa sotto attacco, sì, sì o no? No, ma quello che avverto è, da questa discussione, che sulla necessità di avere, per quanto riguarda la nostra Europa, radici molto più forti, consolidare le nostre radici. Se tu sei forte, se un albero è forte, può affrontare le tempeste. Se un albero è fragile, qualsiasi colpo di vento può in qualche maniera abbatterlo. Ecco, quali sono queste radici? Le radici non possono essere quelle di un'unione solo monetaria, ma di un'unione di valori. E di valori, di principi, di solidarietà, di condivisione e in una visione sistemica dell'Europa e non legata alla singola visione statale individuale. Ecco, quindi questo è un aspetto secondo me principale. Se l'Europa è forte, ha radici forti, può affrontare anche situazioni anche nei paesi d'origine da dove perviene il flusso. Forse si dà anche un'immagine diversa a chi viene o chi ci guarda da fuori. Sì, e questo va a vantaggio anche per l'economia, per le nostre imprese, perché come dicevamo prima, se io devo andare, io a livello personale ti dico che ero pronto a investire su alcune nazioni, ma sono molto più prudente adesso, anche i miei spostamenti sono, mentre prima andavo tranquillo in tutti i paesi, adesso quando parto, sto per partire, mi chiedo, mi domando, perché poi ognuno di noi ha la propria famiglia, ecco, quindi rafforzare queste radici aiuta anche l'economia, quindi economia più forte, significa anche più lavoro, significa essere più ospitali, perché se a casa mia non ci sono dei quattrini faccio fatica a ospitare qualcuno e offrirgli da mangiare e magari aiutarlo a sviluppare i propri talenti, perché noi non dobbiamo aver paura degli altri. I soldi, chiedo scusa, vengono anche dati ai dittatori dell'Africa che poi tornano in Svizzera. Questo è un'altra cosa, basta pensare anche per esempio al discorso di tutto il flusso delle armi. Apriremo un argomento importante. Quindi io credo che dobbiamo rafforzare, come emerso, le nostre radici, non perché non siamo ospitali, noi siamo un popolo ospitale, però siamo ospitali finché possiamo. Fin troppo, diamo un'immagine di essere un po' troppo a volte aperti. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti, che sono stati qui con noi, speriamo che vi abbiano dato anche una visione poliedrica diversa sotto diversi aspetti che sono stati analizzati, che ne sono emersi, che
che quindi consentano di fare delle analisi di quel che ci succede più approfondite, e anche a voi stessi quando ricevete una notizia eccetera non soffermarsi a quel che appare, ma cercare di analizzare sotto diversi profili, cercando di trovare più informazioni possibili per poi avere maggior cognizione della realtà. Grazie a voi di essere stati qui con noi, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito come sempre, appuntamento a domani, grazie, buonanotte. Adesso andiamo a scoprire un progetto di Euro Interim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora, di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché? Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un dopo scuola. Dire che un dopo scuola è in un certo senso riduttivo, noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il dopo scuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie, famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Il Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni, piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il dopo scuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni, quindi abbiamo un problemino insomma magari, che ne so, con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente al ragazzo in modalità one to one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Ragazzi, non sono, neanche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà, dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one to one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio, è un momento nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, ci diamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema, proprio per evitare che questo problema diventi un macigno. È un sassolino che viene presto insomma eliminato.
E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quintopiano.it. Perfetto, insomma, per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli, supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane, quando altrimenti magari sarebbero da soli, la soluzione è Quinto Piano, un progetto di Eurointerim Servizi.